Sì, ci siamo arrivati alla fine di un torneo comunque entusiasmante. Il tuo bilancio personale, le tue impressioni, le tue prospettive? Ma guarda, siamo contenti del campionato che abbiamo fatto perché il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto già da tanto, quindi siamo contenti per questo. Adesso viene il bello, perché se riusciamo a fare qualcosa di importante, soprattutto anche domenica che entra il pubblico, quindi dobbiamo dare una soddisfazione anche a loro, visto che quest'anno è stato un anno particolare. Domenica è stata una delle due più belle gare, diciamo, ti abbiamo visto, eri molto in forma, prestante, peccato però per il risultato. Quello è importante, perché la prestazione poi viene dopo, quindi c'è il rammarico dei tre punti che non abbiamo fatto, perché si poteva dire qualcosa di importante anche già la domenica col Bitonte, però adesso la Velle è passata, pensiamo col Bitonte, vediamo di dare una soddisfazione alla città e alla società. Serve la vittoria comunque contro una buonissima squadra. Eh sì, il Bitonte è stato costruito per vincere il campionato, quindi ha dei giocatori di alto livello, quindi siamo contenti che viene sta partita proprio domenica. In città c'è un'area, diciamo, di attesa, diciamo, come quelle che si sentono nelle grandi occasioni, pur con la capienza limitata, però c'è questo sentore di qualcosa di importante che può accadere. Ma sì, sicuramente dopo un anno così particolare anche loro ci tengono a vedere anche la squadra della loro città, visto che quest'anno non l'hanno mai vista, l'hanno vista solo in TV. Quindi noi dobbiamo dare qualcosa in più anche per questo. Come sta la squadra, come stanno i compagni? Ah, siamo carichi, siamo dispiaciuti di domenica, quindi dobbiamo dare qualcosa per diciamo, questa partita negativa che abbiamo fatto domenica. Ti senti di promettere qualcosa di tuo personale in questa partita, un bel gol? No, preferisco prendere i tre punti, poi il resto ben venga, dai. Grazie Ciccio.